Canto 16. Ero arrivato nel luogo in cui già si udiva il rumore dell'acqua che precipitava nell'ottavo cerchio, simile al rombo sordo e indistinto che fanno le api nell'alveare, quando improvvisamente tre anime si staccarono insieme, correndo da una schiera di sodomiti che passava sotto il martirio della pioggia di fuoco. Venivano verso di noi e ciascuna gridava: "Fermati tu, che dalle vesti sembri essere uno della nostra malvagia città di Firenze!" Ahimè, che piaghe vidi nei loro corpi, recenti e vecchie penose lacerazioni causate dalle fiamme. Basta che ci ripensi per provarne ancora dolore. Alle loro grida il mio maestro pose attenzione, mi guardò e disse: "Aspetta! Ora è giusto che tu sia cortese con queste anime, e se non fosse per il fuoco che piove sopra questo luogo, direi che sarebbe giusto che tu, che sei più giovane, andassi di corsa incontro a loro." Comunque, appena noi ci fermammo, essi cessarono di correre e di gridare verso di me, e ripresero così il loro abituale comportamento. Poi, quando furono giunti fino a noi, fecero un cerchio, tutti e tre muovendosi intorno a noi, perché, come era accaduto anche a Brunetto Latini, quelle anime non potevano fermarsi, ed allora iniziarono a fare così, come, nudi ed unti di olio, usano fare anche i lottatori mentre studiano qualche mossa a compiere a loro vantaggio, prima di afferrarsi e colpirsi. Così, ruotando, ognuno alzava il viso verso di me, in modo che mentre i piedi si muovevano in avanti, il collo doveva volgersi dalla parte opposta. E "Se anche la miseria di questo luogo infido e sabbioso, del nostro aspetto nerito e spelato, rende spregevoli le nostre preghiere", cominciò uno, "il tuo animo, considerando chi siamo stati noi sulla terra, si è indotto a dirci chi sei, dal momento che in modo incredibile, da vivo, puoi andare così sicuramente camminando per questo luogo infernale. Questo qui vicino che io seguo e del quale mi vedi ricalcare le impronte, sebbene vada tutto penosamente nudo e spelato, fu più importante di quanto tu non creda. Fu nipote della buona Gualdrada. Egli da giovane fu alla corte di Federico II ed in vita fu saggio e valoroso. L'altro che invece viene dietro di me è Tecchiaio Aldobrandi, degli Adimari, anch'esso guelfo, la cui voce avrebbe dovuto essere ascoltata. Ed io, che sono posto qui nel tormento con loro, fui Jacopo Rusticucci. Fui un ricco cavaliere di Firenze con una moglie strana, spiacevole, dal carattere selvatico e, certo, per colpa sua ho ceduto purtroppo al vizio della sodomia e mi sono dannato. Se io avessi potuto proteggermi dalle fiamme, mi sarei gettato verso di loro, fra le braccia di quei miei concittadini che erano divisi da me dal fuoco, per la conseguenza del loro stesso peccato di sodomia. Ma credo che ciò sarebbe dispiaciuto a Virgilio. Infatti, se avessi agito così, mi sarei bruciato ed arrostito. E allora il timore vinse quel mio istintivo desiderio di gettarmi in mezzo a loro e di riabbracciarli con grande affetto. Poi dissi: "La vostra condizione mi ha impresso nel cuore non sentimenti di disprezzo, bensì dolore. Così tanto dolore che passerà molto tempo prima che si dilegui, e tutto ciò è accaduto subito. Quando questa mia guida mi ha raccomandato di essere cortese con voi, quelle parole mi hanno fatto subito intuire che voi potevate essere quello che poi, di fatto, avete dichiarato di essere. Sono anch'io della vostra terra ed ammirai man mano sempre di più le vostre opere ed il vostro comportamento, e di voi e dei vostri nomi onorati parlai sempre con affetto, e sapevo che tutti vi stimavano e vi rispettavano. Per lasciare l'amarezza del peccato, sto intraprendendo questo difficile cammino verso la ricerca dei dolci frutti della purezza e della salvezza dell'anima promessi da Virgilio, ma prima devo scendere fino in fondo al centro di questo inferno." E quello spirito rispose: "Augurandoti che ancora a lungo la tua anima possa rimanere nel tuo corpo, conducendolo, e che la tua fama ancora risplenda dopo di te, ti preghiamo, informaci se la cortesia ed il valore regna ancora nella nostra città di Firenze come sempre è stato, o se invece non c'è più nulla di tutto questo.
Infatti, Guglielmo Borsiere, gentiluomo e cavaliere di corte, si lamenta. Lui, che è qui con noi solo da poco tempo e che ora sta continuando a camminare con tutta la schiera, ne parla e se ne lamenta tanto. Oh, Firenze. Sia gente arrivata da poco tempo, sia il desiderio di facili guadagni hanno generato in te orgoglio e sregolatezza, tanto che tu già te ne stai rendendo conto e ne soffri. Così risposi a quella domanda, anzi gridai queste parole con molta sincerità. Ed i tre che accettarono come risposta a quel giudizio, che era anche un lamento, si guardarono reciprocamente convinti che quella fosse davvero la verità. «Se tutte le volte ti costa così poco!» gli altri risposero. «E con la parola sai così facilmente soddisfare gli altri! Allora felice te, che sai esprimerti così bene e capire così bene l'animo altrui! Però, se uscirai da questi luoghi tristi e bui e tornerai a rivedere la luce, quando ti parrà e quando potrai ricordare che sei stato qui, fai in modo di parlare di noi alla gente di Firenze!» Quindi smisero di girare intorno e le loro gambe sembrarono ali. Non si sarebbe potuto pronunciare un amen tanto velocemente, così come essi riuscirono a sparire. Quindi il maestro decise di allontanarsi. Io lo seguivo e da poco ci eravamo mossi, quando un certo rumore di acqua scrosciante era così vicino che se avessimo parlato saremmo stati appena uditi. C'era un fiume, il Montone, che ha un proprio corso, cioè che si getta direttamente in mare e non nel Po, come tanti altri corsi d'acqua e torrenti, e che può essere incontrato da chi provenga dal Monviso andando verso est, sul versante sinistro dell'Appennino. Esso, prima di gettarsi più in basso verso il suo vero letto, si chiama Acqua Cheta. Poi prende quindi il suo vero nome, Montone, nella zona di Forlì. Ebbene, quel fiume precipita con grande frastuono là, presso San Benedetto dell'Alpe, nell'Appennino Emiliano, in una sola cascata, dove invece dovrebbe precipitare tramite mille piccole cascate per attenuarne la caduta. Ed è infatti a causa di questa unica cascata che rimbomba tanto. Nello stesso modo, con lo stesso grande rumore in quel luogo, da una montagna ripida, sentimmo rimbombare giù quell'acqua rossa insanguinata che proveniva dal Flegetonte, tanto che in poco tempo mi sentii le orecchie offese. Lì ricordai di avere intorno alla mia vita, al pari del cordoglio dei frati, una corda, cioè una specie di strumento, una sorta di mezzo, una virtù quindi, che anche in passato peraltro avevo cercato di usare, per esempio per catturare ed ingabbiare la lussuria che avevo identificato nelle mie paure nell'affascinante lonza con la sua bella pelle maculata. E dopo che l'ebbi completamente disciolta, così come il mio duca mi aveva comandato, gliela porsi, annodata e avvoltolata e ben rinforzata. Allora lui si volse verso il lato destro e, tenendo la buona distanza dalla parete, la buttò giù in quel profondo burrone. Ora è logico che debba succedere qualcosa, pensavo fra me, a quel nuovo segnale che il maestro appunto sembrava stessi aspettando con tanta attenzione in quel preciso momento. Ah, quanto devono stare attenti gli uomini quando sono vicini a coloro che non solo vedono quello che sta succedendo, ma con la loro intelligenza sanno entrare anche nei pensieri. Allora Virgilio mi disse: «Presto verrà su ciò che io aspetto e che la tua immaginazione solo vagamente può intuire. È opportuno che tutto questo presto si sveli ai tuoi occhi. In quel momento finalmente sarà costretta a rivelarsi per quello che veramente è, senza più la possibilità di frodare e di ingannare. Dunque, finché si può, è opportuno chiudere la bocca a quelle verità che sono però quasi incredibili e che sembrano quindi delle falsità. Infatti fanno sembrare bugiardi anche coloro che non vogliano esserlo ed apparire falsi senza colpa diretta. Pur tuttavia io, adesso, sono costretto ad essere sincero e non posso tacere anche se sto per dire una verità incredibile che potrebbe anche farmi sembrare bugiardo. E ti giuro, lettore, per i versi di questa commedia che possano essi non essere bene ed a lungo accolti, se non è vero che io vidi per quell'aria densa e tenebrosa venire su da quell'abisso verso di noi, nuotando,
una figura tale da suscitare meraviglia e stupore anche nel cuore più saldo. Essa si muoveva così come fa colui che a volte in mare ritorna in superficie dopo che si è immerso per slegare l'ancora che si è appigliata ad uno scoglio o a qualcosa di altro che è immerso sott'acqua, stendendo in alto la parte superiore del corpo e spingendosi in su con il movimento delle gambe.